al Tribunale di Ravenna si è ricordato l'ex magistrato e senatore Pierpaolo Casademonti nella mattinata di lunedì 15 aprile. Gli è stata intitolata un'aula al fine di rendere onore a un uomo dai grandi valori e principi, noto non solo nel territorio ravennate, ma anche a livello nazionale, e che si è spento all'età di 64 anni in un lontano 14 giugno. Nel 1996, all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale sulla superstrada E45. Casademonti era un esponente dei cristiano-sociali e portava avanti il valore progressista. Qual è stata l'importanza di Pierpaolo Casademonti sia a livello nazionale sia a livello locale ravennate? E sia nel suo ruolo di giudice che nel suo ruolo anche poi di politico, e quindi ha coperto comunque i due ruoli istituzionali, molto importanti. E lui qui nel territorio ha avuto questa grande sensibilità e questo rapporto così umano, come hanno descritto i suoi colleghi, chi lo ha conosciuto, ma soprattutto un grande senso etico e morale di come si esercita la funzione di magistrato. E come politico, naturalmente ha seguito quel percorso cristiano-sociale che lo ha portato ad affrontare la politica come servizio e come attività verso il prossimo. Lui come magistrato non ha fatto soltanto il giudice in senso stretto, è stato al Consiglio Superiore della Magistratura, c'è stato nel periodo di Vittorio Bachelet, quindi un momento molto difficile, periodo del terrorismo, e poi ha seguito Virginio Rognoni, ha lavorato nella riforma del codice di procedura penale, cioè dal sistema inquisitorio siamo passati ad un sistema accusatorio, quindi ha dato veramente tanto anche sotto l'aspetto istituzionale. E poi, ripeto, la sua grande umanità nel senso del servizio verso le persone. Persone come lui oggi andrebbero ricordate in modo molto più approfondito. Oggi si parla solo attraverso slogan, titoli, battute, tweet. Lavorare su persone così vorrebbe dire dare degli insegnamenti ai nostri giovani molto più profondi e molto più costruttivi. Magistrati come lui servono, ce ne sono tanti magistrati come lui che lavorano in quel modo e con il grande senso morale. Il problema è che questo passaggio deve riuscire ad entrare nell'opinione pubblica. La magistratura, la giurisdizione hanno bisogno di una continua legittimazione, perché se crolla il sistema della giurisdizione, crolla il sistema della democrazia liberale. E quindi è fondamentale mantenere la forte legittimità della magistratura, con un impegno sempre più forte da parte dei magistrati, che devono inserire nella loro attività buonsenso, equilibrio, competenza, tutto, spirito di servizio, tutto quello che serve, e dall'altro ci deve essere invece una forte legittimazione. Delegittimare la magistratura porta a dei guai molto forti. Il ricordo del dottor Monti per Ravenna è un ricordo molto importante perché ha segnato la storia della magistratura ravennate. Il dottor Monti è stato un uomo del dialogo, un uomo della mediazione e soprattutto è stato un uomo paradossalmente cristiano nel suo essere laico, nel senso che si è sempre occupato dei problemi e dei conflitti sociali, costruendo ponti piuttosto che erigendo muri.